Spazio alla fantasia. Giochiamo con i dadi per raccontare le storie. Come si gioca? Si lancia uno di questi dadi che hanno un'immagine diversa su ogni faccia e si comincia a raccontare una storia. Ad esempio, qui c'è una scala. E iniziamo. C'era una scala alta, alta, alta che portava nel regno dei giocatori di calcio. Ma erano giocatori un po' particolari perché avevano quattro zampe. Questa storia inizia in una notte stellata e così via. Ci si può alternare se si è in tanti e a ogni lancio si può continuare a raccontare la storia, ma possiamo anche costruirci un dado per raccontare le storie. Come si fa? Bisogna partire da una fotocopia, insomma una stampa per fare una scatolina, di una scatolina o di un dado e ritagliare, piegare e costruire il nostro piccolo dado che poi potremo illustrare disegnando ogni faccia o anche potremo incollare delle illustrazioni che troviamo, come ho fatto io, per raccontare storie di vario genere. Ad esempio, possiamo raccontare storie di genere avventuroso. E allora proviamo a lanciare il dado dell'avventura. Oh, su questa faccia c'è una zattera che sta scendendo un fiume pieno di rapide. Poi la storia continua e abbiamo un naufragio. La zattera naufraga e naufraga su un'isola molto pericolosa e così via. Ci vuole un po' di creatività per raccontare le storie, partendo da immagini o partendo da scritte che noi penseremo a seconda del nostro genere preferito. Qui, ad esempio, c'è una storia che inizia con questa immagine, un segnale con un punto di domanda: dove porta questa strada? È molto misterioso tutto ciò. È un bell'inizio. Oppure questo, se vi piacciono le storie sentimentali, su questa faccia c'è un litigio che si è scatenato per un malinteso. Chi starà litigando? E da qui creiamo i nostri personaggi. Poi troviamo un'altra faccia e qua si celebra già un matrimonio. Ma quindi stavano litigando al matrimonio? Secondo me sì. Secondo me lo sposo ha pestato il piede della sposa o si è dimenticato la fede. Sta a voi poi inventare delle storie divertenti o delle storie poliziesche dove c'è un mistero da scoprire. Costruire dei dadi solo con delle figure o costruire dei dadi con delle frasi.